Ciao a tutti, oggi era la giornata di Reggiana Vispesaro, una partita che sulla carta per la Reggiana doveva essere molto semplice, anche perché il Vispesaro passa da un periodo non decisamente fortunato, nelle ultime tre partite non ha mai segnato e soprattutto non ha ottenuto nelle ultime tre partite un solo punto dopo aver perso due volte e pareggiato una sola volta. E la Reggiana vince 3-0abbastanza facilmente. Il Vispesaro non fa delle grandi cose, anzi, è decisamente in affanno in questo campionato. Il gol arriva subito e al settimo minuto arriva un bel gol di Gruber che intercetta di petto un tiro, un cross dalla destra, lo stoppa con il petto, lo mette a terra e calcia tranquillamente, anche perché i difensori non si erano dati troppo da fare per coprirlo. Un bel tiro secco che si infila vicino all'angolo, il portiere non ha assolutamente nulla da fare. La Reggiana continua a giocare bene, continua ad attaccare e al 17° arriva anche l'opportunità di raddoppiare. Infatti viene atterrato Nardi che si era incuneato in area, ma viene praticamente trattenuto da dietro. Rigore, Lanini va sul dischetto, ma non fa certamente un'opera d'arte perché il tiro è debole e troppo centrato. Il portiere riesce a deviare e quindi l'azione finisce. Al 33esimo, altra situazione non proprio bellissima per la Reggiana in questo caso, perché nel giro di 4-5 minuti vengono ammoniti tre centrocampisti. Questo è un problema che si sta vedendo troppo spesso. La Reggiana si carica già nel primo tempo di diversi cartellini gialli che questo all'andare della partita possono creare decisamente troppi problemi perché poi potrebbe essere espulso un centrocampista e di conseguenza ricostruire la squadra e dover poi rincorrere gli altri. Al 36esimo e al 33esimo, Lanini va vicinissimo al gol con delle azioni di contropiede fulminanti, anche perché il Vispesaro dopo un po' ci prova, dopo che la Reggiana, dopo aver sbagliato il rigore, dopo aver preso qualche cartellino giallo in più, incomincia a arretrare. E il Vispesaro prova a fare qualcosa e da lì partono due bei contropiedi, come detto, al 36esimo e al 33esimo, sì, un altro al 33esimo, dove Lanini va molto vicino a fare il secondo gol, cosa che però non avviene per pochi centimetri. Anche nell'inizio della partita, del secondo tempo, scusate, nel secondo tempo la Reggiana rientra con lo stesso piglio, anzi con una carica in più. Il Vispesaro credo però che sia rimasto negli spogliatoi perché hanno veramente perso quel poco che avevano. In effetti al 49esimo ancora Lanini vicino al gol e dal 50esimo al 65esimo la Reggiana domina e schiaccia il Vispesaro. Al 70esimo entra Montalto che al 73esimo e al 77esimo fa una doppietta. Due bei gol, uno con una girata, fermando la palla, girando attorno al difensore, calciando benissimo e al 77esimo deviando un cross di testa, perfetto. Anche in quel caso lì il giocatore, quando le palle ci sono, sono buone, lui le usa in maniera egregia. E poi la partita fondamentalmente al terzo gol della Reggiana finisce, entra nota di colore, entra in campo al 92esimo Pio Marco Schiattarella, ragazzo del Vispesaro che ha 16 anni, quindi è sicuramente un debutto particolare, un giovane ragazzo che insomma si appresta ai grandi palcoscenici. Gli auguriamo buona fortuna perché insomma a 16 anni si ha veramente il mondo davanti. La Reggiana quindi riesce ad arrivare a 22 punti, è sempre lì. Lentella, come abbiamo detto, Lentella ha vinto contro il Fiorenzuola per 1-0 a Fiorenzuola. Il Gubbio ha vinto 3-1 ad Olbia contro l'Olbia, ovviamente, e quindi sono a 23 punti. La Reggiana è a 22, la classifica si sta allungando e questo è un bene, così avremo meno problemi con le varie squadre, perché quando sono tutte attaccate poi basta veramente un pareggio per essere superati da due o tre squadre. In questo momento la classifica si sta allungando, sì, la Reggiana comunque deve provare a vincerle tutte e ottenere più punti possibili. Fra l'altro, martedì 1, primo novembre, ci sarà Reggiana Pontedera, valevole per la Coppa Italia di Serie C, e si giocherà a Reggio. E sabato ci sarà la partitona, ovvero Entella contro Reggiana in casa loro, sabato
alle ore 21, quindi sarebbe anche una bella trasferta se ci si riesce. È veramente interessante andare a vedere quella partita lì. Poi ci sarà ancora il Pontedera, ma questa volta in campionato e in casa al 13 novembre. Quindi sicuramente gli impegni saranno fitti, anche perché adesso c'è una giornata di riposo, poi 2 giornate di riposo, scusate, domenica e lunedì per riposare, e poi si ritorna in campo, in Coppa, e di conseguenza sabato sarà la partita più importante in assoluto, anche perché la Reggiana deve assolutamente vincere o comunque fare prestazioni contro l'Entella, perché non può assolutamente lasciargli dei punti, perché sennò incominciano a scappare qui quando li recuperi. Detto questo, speriamo, insomma, che vada meglio i prossimi giorni. Oggi è andata bene, e quindi speriamo che ci, anzi, non che vada meglio, speriamo che vada bene così, insomma. Un 3-0 all'Entella sarebbe un bel successo. Non credo che sarà molto facile vincere 3-0 con l'Entella, però insomma, difetto è una cosa che aggiusterei un attimo, è sicuramente quello che riguarda i falli a centrocampo. Ne facciamo troppi e spesso e volentieri andiamo a prendere dei cartellini gialli che si potrebbero assolutamente evitare, e questo veramente, soprattutto contro squadre di un certo livello, diventano veramente dei fardelli importanti. Detto questo, vi saluto e buona serata. Ciao a tutti!